Roma Comics è un festival del fumetto e delle storie per ragazzi. E a Cesena illumina l'autunno e di solito va in scena come festival da ottobre a metà novembre ed è un festival di laboratori, incontri con l'autore, workshop per bambini, famiglie e insegnanti. E la nona edizione è stata un'edizione molto bella dal tema di ispirazione rodariana, Sbagliandosi inventa, e ha coinvolto più di 2000 lettori. Il festival si contraddistingue per agire su un lunghissimo periodo di tempo, quasi un mese, e la scelta temporale è voluta proprio dalla necessità di lavorare con scuole, quartieri e centro storico della città. Le linee d'azione infatti del festival sono da sempre tre. La prima è quella dell'intervento sulle scuole e per le scuole della città di Cesena, alle quali vengono offerte una serie di laboratori e attività completamente gratuite. Queste attività comprendono la possibilità di lavorare e disegnare con illustratori, disegnatori e fumettisti. La seconda linea di azione del festival è quella che riguarda invece i quartieri, quindi il festival Cesena Comics cerca di coinvolgere in un piano di lettura, di promozione alla lettura esteso tutto il territorio cesenate. Quindi nelle sedi e nelle biblioteche di quartiere arrivano narratori, illustratori e disegnatori per raccontare storie a bambini e famiglie. E le ultime due settimane di festival di solito invece sono dedicate al ritorno degli autori del festival in centro storico. La nostra casa d'adozione ormai è da sempre la Biblioteca Malatestiana ed è in questa sede che i ragazzi e i bambini possono lavorare con fumettisti, con scrittori e scrittrici. La decima edizione del festival sarà in partenza il 20 di ottobre 2020 e terminerà il 15 di novembre 2020 ed è per noi una edizione molto speciale perché è la decima, il decimo anno e contemporaneamente il 2020 è anche l'anno in cui l'associazione Barba Blu, che è l'associazione che coordina e cura Cesena Comics, compie 15 anni. Quindi il tema per la nuova edizione sarà proprio il coraggio di leggere, quindi la forza che ogni lettore, anche il più piccolo, mette in campo per affrontare argomenti a volte difficili, a volte complicati. E quindi il 2020 sarà per noi l'anno del coraggio di leggere.